E siamo qua per un'iniziativa congiunta dell'Associazione Tocalone del Liceo Matematico Nazionale con l'Università Roma 3 per parlare di un libro pubblicato in Italia da Carocci, il libro di Francis Su, Matematica per il fiorire dell'essere umano, che in parole che ci parlano a noi contemporanei ci parla di qualcosa di molto antico, il valore profondamente umanistico della matematica. Il fatto che la matematica è parte di noi e fin dalla più tenera età ci accompagna nella crescita, nel raggiungere i nostri obiettivi, nel migliorare noi stessi, nell'avere un senso di permanenza, di perseveranza, addirittura di giustizia, di bellezza. Quattro verbi, quattro parole che vorrei lasciarvi rispetto a quello che è il contenuto di questo libro. Leggere, riflettere, conversare, sorridere. Sono quattro verbi, quattro azioni che per noi matematici, per noi che la insegniamo la matematica, sono fondamentali, molto più di risolvere, calcolare, essere attenti, essere concentrati, no? Ci vogliamo soffermare su tutte quelle azioni che sono quelle azioni lente, l'azione di riflessione, l'azione di lettura, la lettura dell'altro e la lettura anche appunto dello studio, dei testi, del problema, e poi conversare, stare insieme, trovarsi insieme, e quindi l'importanza del confrontare i vari procedimenti risolutivi che troviamo, molto più che la soluzione finale, nel passaggio, no? E poi l'ultima parola, sorridere, perché se la matematica non prevede questo, forse dovete domandarvi se avete mai fatto matematica. Ho proposto un problema facile che parla di aree e perimetri di due rettangoli, quindi conoscenze matematiche totalmente elementari. L'ho proposto ai miei studenti del primo anno e oggi l'ho riproposto alla platea di persone che ci è venuta ad ascoltare, che sono docenti di ogni ordine e grado. Quindi un problema estremamente elementare, ma con una formulazione, quello che Su definisce un problema esplorativo. Questo perché volevo dare un sapore di poter esplorare la matematica e con la matematica, ma con conoscenze elementari, quindi senza dover ricorrere a teoremi potenti a cui non tutti alla fine nella loro carriera di istruzione arrivano. E mi sembra che i docenti si siano interessati e si siano lasciati coinvolgere, e quindi ha funzionato. Vedo molte persone che si applicano. Mi porto a casa la voglia di trasmettere una grande passione ai nostri alunni. Ecco, c'è una parte del libro di Francis Su che parla del potere, ma non del potere coercitivo, ma del potere di fare grandi cose per il fiorire dell'essere umano. E noi come insegnanti siamo come delle gocce, no? Nell'oceano, questo esempio, però l'oceano è fatto di gocce e quindi ce la dobbiamo fare. L'ambiente della matematica, e io direi sempre per motivi politici e sociali, è impregnato di questa aggressività, di questa performance, no? Ci sono quelli bravi che veramente capiscono le cose, poi c'è una gerarchia, no? Questo ricalca un po' la società in cui viviamo, in cui magari c'è un po' troppa polarizzazione tra chi ha e chi non ha. A noi matematici, e quindi io direi a noi esseri umani che vogliamo fiorire, perché non c'è differenza, non ce ne frega niente della verità, dell'utilità e di qualsiasi altra cosa. Quello che veramente ci interessa è la bellezza, l'arte. Quando due matematici che stanno facendo ricerca si incontrano e capiscono una cosa su cui stanno lavorando, non dicono è vero, è utile. Cioè, magari pensano, mi farà vincere un concorso, questo sì lo pensano. Però la cosa che pensano nell'intimo del loro cuore è che bello, che bello. Da una matematica di ricerca ai massimi livelli e una matematica insegnata, io direi, nel livello più importante, no? Perché nella scuola primaria, se vogliamo, nella scuola d'infanzia, che si forma il rapporto
con la conoscenza, con la cultura, con la parola scritta e quindi con la matematica. Se noi abbandoniamo tutto questo retaggio e entriamo in classe convinti di insegnare Bach o di far vedere Caravaggio, cambia tutto. Gli studenti cambiano da così a così. Gli studenti ci seguono, gli studenti entrano in un'altra dimensione, si sbloccano tutti i blocchi cognitivi, passa la paura, l'angoscia e cambia tutto. La primaria è fondamentale per far capire loro che la matematica non è qualcosa contro cui uno deve andare, ma qualcosa che loro devono accogliere, quindi mi trovo perfettamente d'accordo con le parole che loro hanno usato. E nella mia classe sperimento tantissimo, e i bambini lo sanno che a me piace la matematica e proprio per il fatto che a me piace la matematica a loro piace. Quindi loro già dal primo giorno, maestra, a me piace tanto la matematica perché a me piace. E quindi sicuramente l'esempio fa tanto anche in questo senso. È necessario mettere in atto della creatività per riuscire a risolvere un problema, attenendosi però ad una disciplina, diciamo, chi fa ricerca in quell'ambito, chi fa insegnamento in quell'ambito, di applicare regole anche diverse, anche a volte in contrasto tra di loro, però diciamo ci sono delle regole, quindi ci sono dei binari entro i quali ci dobbiamo muovere, come quando si gioca. La sperimentazione, quindi il fatto che l'insegnante si trovi lui stesso in primis e poi inviti ad esplorare i suoi alunni e poi il discorso legato al piacere della matematica e al gusto della matematica in sé per sé, quindi senza fini utilitaristici.